Benvenuti a questa nuova puntata di Net TV, il magazine per le imprese e non solo. In questo numero parleremo del nuovo bando per il commercio della Regione Puglia e della situazione sul credito. Un workshop sul nuovo bando del commercio per le piccole e medie imprese della Regione Puglia. L'iniziativa della Compagnia delle Opere è la protagonista del prossimo servizio. Si è svolto giovedì 31 gennaio presso la sede di Compagnia delle Opere di Foggia un workshop informativo sulle principali opportunità di finanza agevolata riservate alle piccole e medie imprese grazie alla collaborazione di Luca Postacchini della Value Service Research, che da oltre 30 anni si occupa di finanza agevolata per le piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. Informare gli imprenditori sulle opportunità di agevolazioni finanziarie può favorire la decisione su investimenti utili a qualificare le nostre imprese ed il territorio, ha detto Massimo Mezzina, che è il direttore della Compagnia delle Opere di Foggia, introducendo il workshop. Circa una trentina gli imprenditori che hanno partecipato con interesse all'incontro. La Puglia, a differenza di quanto si possa immaginare, è una regione in cui gli strumenti di finanza agevolata messi a disposizione dagli enti funzionano bene e sono tempestivi, ha esordito Postacchini. E infatti, dopo una breve e puntuale descrizione degli strumenti agevolativi aperti attualmente su ricerca e sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione, c'è stato un approfondimento sul recentissimo bando commercio. Il bando Interventi a favore delle PMI nel settore del commercio della Regione Puglia mette a disposizione più di 6 milioni e mezzo di euro e permette ai piccoli commercianti pugliesi di migliorare la propria attività o li aiuta ad aprirne una nuova, finanziando investimenti per nuovi impianti, ristrutturazioni, ammodernamento e ampliamento dell'attività. La finalità del bando è quella di rivitalizzare un settore economico, il commercio, che conta da solo in tutta la regione più di 100.000 imprese attive, pari al 30,6% delle aziende pugliesi, attraverso la concessione di un finanziamento alle piccole attività di commercio al dettaglio, che prevede un'intensità di aiuto pari al 70% delle spese ammissibili. Ogni commerciante potrà avere a propria disposizione fino a 25.000 euro a fondo perduto, mentre per le associazioni di via o di strada la somma raddoppia a 50.000. Per saperne di più circa il bando del commercio rivolto alle piccole e medie imprese, si può inviare una mail all'indirizzo info@cdofoggia.it o telefonare al numero 0881 33 14 93. Migliorare la sicurezza sui posti di lavoro è uno degli obiettivi più importanti da raggiungere per le imprese. Il testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro evidenzia una tendenza alla valorizzazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza. Su questo argomento in particolare, l'INAIL ha stanziato poco più di 155 milioni di euro per il 2013 per le imprese che puntano a migliorare la sicurezza nei propri luoghi di lavoro. I fondi sono destinati esclusivamente alle piccole e medie imprese che investono in prevenzione attraverso progetti strutturali, l'acquisto di macchinari e l'adozione di modelli organizzativi. Per avere maggiori informazioni circa l'avviso pubblico dell'INAIL è possibile consultare il sito www.nettimprese.info. Il credito alle imprese è uno degli argomenti più caldi del momento. Una maggiore formazione sul tema è necessaria, come sentiamo nel prossimo servizio. La concessione di credito alle imprese da parte degli istituti di credito è ormai da tempo uno dei temi in cima all'agenda del panorama economico attuale. I dati sono preoccupanti. I soldi faticano ad arrivare nell'economia reale, quella delle imprese, quella da rilanciare. Un quadro difficile all'interno del quale le associazioni di e tra imprese hanno la possibilità di giocare un ruolo importante. Abbiamo il dovere di aiutare le imprese nel consolidare i rapporti con gli istituti di credito, dichiara il direttore di Compagnia delle Opere Massimo Mezzina, senza creare un muro contro muro che ha il solo obiettivo di creare maggiore distanza tra le imprese e le banche. Le associazioni devono puntare sulla necessità di far crescere negli imprenditori una vera e reale conoscenza dell'attuale sistema del credito. È indubbio che in questo particolare momento solo chi conosce il mercato riesce ad avere successo. L'obiettivo, continua Mezzina, è quello di sviluppare la stessa modalità d'azione quando le imprese si rapportano al sistema del credito. Infatti solo una conoscenza di quest'ultimo può creare le basi per un rapporto proficuo con gli istituti. Le associazioni imprenditoriali e con loro la Camera di Commercio devono percorrere in maniera decisa la strada della formazione.
Compagnia delle Opere ha pensato, tra le altre cose, ad un sistema di voucher che consenta alle imprese di accedere alle opportunità di formazione circa il miglioramento del proprio rating. Un ruolo istituzionale, quello che può essere giocato dall'ente camerale o dall'osservatorio permanente sul disagio economico e sociale, fondamentale per incidere sul meccanismo degli elevati costi bancari che spesso appesantiscono enormemente l'attività delle imprese. Senza credito non c'è crescita, senza crescita non si può fermare il trend che caratterizza il nostro territorio. Infine, a livello istituzionale, importante sarebbe istituire un tavolo permanente dei consorzi FIDI, in modo che questi ultimi possano rapportarsi in tempo reale con le associazioni imprenditoriali. Net TV vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo inoltre che è possibile rivedere le puntate al canale CDO Foggia di YouTube. Arrivederci a martedì prossimo!